altra ospite del Festival del Giallo di quest'anno, del 2014, Margherita Oggero, torinese, insegnante ormai in pensione e scrittrice di una serie di fortunati romanzi, possiamo dire anche così, che hanno trovato un loro sbocco in televisione. Ma vogliamo sapere qualcosa di più sulla scrittrice. Cos'è che l'ha portata appunto a esprimersi attraverso la scrittura? Ma prima di tutto il piacere dello scrivere, nel senso che già quando facevo il liceo io amavo scrivere qualche cosa che poi nei primi anni di università era approdato a un piccolissimo editore e poi io ero entrata con coscienza giovanile alla RAI dove scrivevo qualche programma, quindi in realtà il mio avvicinamento alla scrittura è stato molto precoce o relativamente precoce, poi però l'ho abbandonato per scritture di tipo tecnico, tipo testi per la scuola, e finalmente quando sono andata in pensione ho riscoperto, ho fatto riemergere il mio piacere della scrittura e quindi mi sono dedicata al romanzo con una sorta di pretesto, una vendetta consumata molto, molto alla lontana nei confronti di una mia collega di lavoro che non mi era particolarmente simpatica e che è diventata la vittima del mio primo giallo. Non hai sempre scritto gialli e non scrivi solo gialli, no. Scrivi anche altre cose. Sì. Perché hai una predilezione però per il giallo? Ma perché a me il giallo in realtà è sempre piaciuto, anche quando diciamo 40 anni fa o 50, visto che io non sono diversamente giovane, era considerato proprio letteratura da semianalfabeti, e cioè si leggono gialli quando si va in treno, poi il libro si lascia addirittura sul sedile, non vale la pena di portarlo via. Poi evidentemente anche in Italia la considerazione per quel genere di romanzi è mutata, anche perché molti scrittori di grande valore si sono dedicati al giallo, diciamo da Gadda, Sciascia, a Eco, e chi più ne ha più ne metta, per cui la considerazione rispetto al giallo è mutata. Comunque a me sono sempre piaciuti, anche quando non erano considerati letteratura, neanche letteratura, erano considerati semispazzatura. E poi perché il giallo ha un suo rigore, ma poi anche per un'altra ragione, perché attraverso il giallo uno evita di fare dell'autobiografia mascherata, e cioè qualcosa della propria vita finisce sempre con l'entrarci, nel senso che è una persona che hai conosciuto e che trasfiguri nel tuo libro, è un luogo che hai visitato e che fai entrare nel tuo libro, però non puoi parlare di te, diciamo in prima persona o anche in terza, ma diventando personaggio, perché difficilmente vuoi fare la vittima ma anche l'assassino, insomma. E quindi è un buon modo per non fare della finta autobiografia. Tu hai scritto anche dei libri per bambini. Sì. Da dove nasce l'idea di scrivere libri per bambini e che difficoltà ci sono diverse sicuramente rispetto allo scrivere un giallo? Beh, io ho scritto due libri per Einaudi che sono sì per bambine, ma possono anche, non sono esclusivamente per bambini, sono anche per un pubblico molto più trasversale. Sono delle, chiamiamole fiabe, chiamiamoli racconti surreali. Poi ho scritto un giallo per bambine, poi ho scritto un libro sui bambini che non è dedicato ai bambini. Beh, i bambini mi affascinano perché hanno una visione del mondo ancora eccentrica, insomma, o comunque non codificata, e quindi questo è il loro grande interesse da un punto di vista narrativo, perché i bambini non riflettono delle visioni del mondo già precostituite, ma hanno delle loro visioni assolutamente anarchiche, se si vuole, quindi questa è la bellezza del raccontarle. Naturalmente per raccontarle bisogna essere un po' attenti a loro e quindi cercare di restituire, se si riesce, la loro visione del mondo e possibilmente il loro linguaggio dal momento che si parla di libri. Questa deve essere la cosa più difficile probabilmente. Sì, è un po' difficile, però è possibile farlo. Sicuramente.
Hai un progetto per il futuro, un libro nel cassetto, scriverai un altro giallo, un altro romanzo invece di letteratura diversa, cosa pensi di fare? Allora, per il momento sto scrivendo i soggetti di una nuova serie televisiva e poi sì, cioè in costruzione, neanche ancora in scrittura, ma in costruzione mentale un libro, un romanzo che però non sarà un giallo, sarà una storia. Adesso se dico storia d'amore fa ridere, ma è una storia che si concluderà con un amore, ma racconta in realtà due vite diverse, due vite molto diverse l'una dall'altra, che alla fine si incontrano dopo essersi spiate in qualche modo, dopo che ciascuno dei due è rimasto incuriosito, ma anche allontanato dall'altro, dall'altra, e poi dopo... diciamo che questi contrasti finiranno con il riconoscere l'attrazione reciproca, insomma. Però non è un romanzo strettamente d'amore, è un romanzo in cui entrano anche altri elementi che sto definendo, ecco. Quindi togliamo tutte le etichette, è un romanzo. Una storia di due, la storia di due persone molto diverse per trascorsi di vita, molto diverse per interessi, che però hanno una piccola, un piccolo elemento in comune. Allora, lei è una collezionista di parole, una storia abbastanza complessa, e lui invece è un collezionista di rasoi, però non sfociano nel sangue, non sfociano nulla di cruento, insomma. Grazie per essere stata nostra ospite e alla prossima avventura, allora, letteraria. Grazie.